Eccoci di nuovo, buongiorno a tutti, io sono sempre Marco Pagano, operatore del progetto giovani del comune di Grugliasco e operatore anche del progetto comunicazione. Oggi mi presento a tutti nell'occorrenza che questo materiale possa essere anche a beneficio di tutto quanto il gruppo scolastico, le varie classi. Il progetto comunicazione è un progetto a cui stiamo lavorando ormai da un paio d'anni. Io, il mio gruppo di lavoro, gli altri educatori e operatori, la professoressa Ottaviano, che è la professoressa referente, e chiaramente le classi seconde l'anno scorso e terze quest'anno è coinvolte quattro. Progetto comunicazione, senza dilungarmi molto nella spiegazione dettagliata, è un progetto che invita gli studenti a individuare situazioni problematiche all'interno della scuola e del proprio ambiente cittadino e sempre a loro viene chiesto di provare a risolvere il problema con idee innovative e secondo punti di vista dei giovani, degli studenti. Così nel corso di questi anni gruppi di studenti hanno provato a trovare i problemi e a risolverli. Uno dei problemi più ricorrenti in questi 2 anni, che ho avuto modo, anzi abbiamo avuto modo di riscontrare, è quello delle difficili relazioni tra studenti e docenti. Il problema è stato trattato attraverso una serie di strumenti che ci hanno permesso di andare a comprendere quali siano gli effetti di queste difficili relazioni e quali le cause. Sono stati trovati molti argomenti, sia a sostegno delle cause che degli effetti. Un gruppo di studenti, di 16 studenti, ha così ipotizzato che risolvere questo tipo di difficoltà che a volte si crea tra docenti e studenti possa essere una chiave per risolvere tutta una serie di effetti, come la concentrazione a scuola, come l'andamento didattico, anche per cercare di recuperare una fiducia, creare un rapporto, essere visibili ai propri docenti e così i docenti e gli studenti in una prospettiva più umana, più di conoscenza, sempre nel rispetto chiaramente delle posizioni che a scuola non possono essere simmetriche ma asimmetriche. Qualcuno fa lo studente e giustamente qualcuno fa il docente. Andrò oggi a farvi una proposta concreta rispetto a come riconsiderare questo vostro ambito di lavoro, le relazioni. Vi farò una proposta concreta, ma prima di questo volevo semplicemente ripassare in rassegna quello che era stato uno dei vostri lavori di sintesi, anzi uno dei lavori che avreste pensato, presentato al Consiglio Comunale e al vostro dirigente. Allora, andiamo a vedere. Comunicazione per imparare a essere comunità. Questi sono i loghi della città di Grugliasco, il progetto giovani e della cooperativa per cui lavoro. Allora, l'idea. Che cosa abbiamo notato dagli alberi? Gli alberi sono uno strumento che noi utilizziamo per analizzare. Abbiamo notato un problema di relazione tra docenti e alunni, forse perché non ci conosciamo abbastanza. Quindi la conoscenza è uno dei problemi che gli studenti imputano a delle cattive relazioni. Che cosa vogliamo realizzare e perché? Spieghiamo l'idea. La nostra idea, quella dei vostri compagni, è quella di trovare un'aula dove svolgere attività laboratoriali docenti e studenti, con la partecipazione libera di entrambi. Attività proposte. Realizzazione di una cassetta per imbucare delle lettere, per parlare più direttamente con i docenti, dei tornei di ping pong, corso di cucina, quiz, visione di film, teatro, giochi in lingua, calcio e giochi di società. L'idea quindi era creare uno spazio ludico e aggregativo all'interno della scuola. Chi può realizzare l'idea? Tutte le classi, il corpo docenti, gli operatori del PGG, cioè Progetto Grugliasco Giovani, io e i miei colleghi.
a chi dobbiamo rivolgerci per realizzare questa idea? Il dirigente, collegi docenti, gli operatori, i bidelli, gli studenti, l'amministrazione. Quanto tempo può durare? I vostri compagni eravamo ancora nel mese di gennaio, avevamo ipotizzato di far durare questo progetto da febbraio a maggio. Purtroppo questo progetto non potrà essere realizzato, sebbene io credo che sia una buona idea che possa essere esportata nel futuro e adottata magari dall'amministrazione scolastica. E il vantaggio era quello ricavato sia dai docenti, che avrebbero conosciuto meglio i propri studenti, e viceversa, gli studenti avrebbero conosciuto meglio, anche sotto altri profili, i propri docenti. C'erano poi delle note più tecniche, quanto potrebbe costare, quante persone potrebbe coinvolgere, ed un programma di lavoro. Bene, questo era uno dei progetti, perché poi lo dico per chi non è coinvolto nel progetto comunicazione, i progetti poi sviluppati o da svilupparsi sarebbero stati degli interventi di prevenzione sul bullismo, interventi di prevenzione sul razzismo e azioni invece di sensibilizzazione rispetto al tema ambiente e rispetto dell'ambiente. Allora, relazioni difficili. Sappiamo, è inutile starcelo a ripetere, che non potremo realizzare questo spazio ludico a scuola. Quindi accantoniamo momentaneamente questa idea, sebbene io vi invito a portarla avanti come interessante proposta. Avete imparato quali sono gli strumenti per proporre un'idea. Fateli vostri, proponeteli anche in forma individuale. Comunicazione serve proprio a imparare a proporre in modo sensato e preciso. Il problema delle relazioni, ragazzi, ci ha portato già l'anno scorso ad andare a intervenire sulla modifica del patto di corresponsabilità. Non so se ve lo ricordiate, ma insieme alla scuola, chiaramente anche all'intervento del progetto comunicazione, abbiamo inserito all'interno del vostro patto, che oggi trovate sulle prime pagine o le ultime, non ricordo, del vostro diario, delle considerazioni frutto della rielaborazione sulla questione da parte degli studenti. Ora, il problema non è nato in questi 2 anni. Io lavoro da più anni sul progetto sulla scuola 66 Martiri e so che anche in altri momenti abbiamo affrontato insieme questo problema o abbiamo cercato di riflettere sulla percezione di questo problema. E quindi che cosa possiamo fare adesso che siamo costretti a distanza a non poterci vedere, non poter rielaborare la questione con metodi tradizionali. Vorrei farvi questa proposta. Io, parlando con voi, con gli studenti, intendo, ogni giorno, sia a scuola ma anche fuori negli altri progetti, vengo a conoscenza di idee, alcune volte eccezionali e fantastiche, di idee un po' scontate, di non buone idee, ma tanti contributi rispetto a che cosa dovrebbe essere la scuola e come dovrebbe essere la scuola. Ogni tanto alcuni vostri compagni mi affidano delle idee interessantissime. C'è chi vuole una scuola con degli orari flessibili, c'è chi vuole una scuola con docenti ed educatori, c'è chi vuole una scuola tutta colorata, c'è chi vuole una scuola al pomeriggio. Ci sono tantissime idee e mi capita anche molto spesso di parlare con i docenti e anche loro, pensate bene, hanno un'idea di scuola che è anche diversa rispetto a quella che viviamo noi. E probabilmente se parlassimo anche con il dirigente della nostra scuola e anche con i nostri genitori, con i vostri genitori, con i vostri familiari, forse potremmo avere ancora un'altra idea di scuola. E dove voglio arrivare? Arrivo
Qualche anno fa mi è capitato di partecipare ad un bellissimo seminario con tanti insegnanti ed educatori rispetto all'idea di scuola. Qual è la scuola migliore? Qual è la scuola che vorremmo? Un insieme di contributi scritti, dei piccoli temini, di fatto, sono stati raccolti poi in un libro che si chiama La scuola che vorrei, dove si può leggere l'idea che hanno gli insegnanti della scuola, della scuola perfetta, della scuola che vorrebbero loro. E all'interno di quel piccolo convegno, di quella conferenza, ricordo che avevo chiesto agli insegnanti di raccogliere i contributi dei propri studenti per capire insieme qual era l'idea dei ragazzi sulla scuola. E così io volevo proporvi, prima di vederci in Meet, un piccolo concorso, oppure un piccolo compito da assegnare a tutti gli studenti della scuola. Possiamo pensare a un concorso, possiamo pensare a un compito. Beh, volevo quindi chiedervi di proviamo a redigere insieme la traccia di un ipotetico tema o di un ipotetico concorso da mandare poi a tutte le classi e raccogliere i contributi di chi vorrà aderire all'idea. Così potremo capire quali sono le impressioni, le percezioni, i desideri dei nostri compagni più grandi e più piccoli. E forse il risultato del nostro lavoro potrebbero essere un insieme di contributi, dati, indicazioni da lasciare a beneficio degli studenti del futuro. Magari alcune idee che non sono emerse dal nostro progetto o dai nostri discorsi potrebbero essere potrebbero venire fuori da questo lavoro, oltre che magari, chissà, ne potrebbe uscire un contributo originale per tutti. Questa è la proposta che volevo farvi per lavorare sulle relazioni. Magari possiamo ipotizzare un lavoro anonimo, per chi forse è più insicuro, un lavoro senza voto, semplicemente un modo per conoscere meglio l'idea degli studenti della scuola. E ci possiamo mettere dentro un po' di tutto. La scuola, che colori deve avere, come pensa dovrebbero essere i docenti, come pensa dovrebbero essere gli insegnanti. Quasi un po' la favola della scuola che vorremmo. La scuola che vorrei. Io vi propongo questa cosa, ci rivedremo però poi con il Meet, con Google Classroom, e ne parleremo insieme. Ma volevo anticiparvi l'idea. Ciao a tutti, grazie.